Ciao a tutti e bentornati ancora sul canale. Oggi mi raccomando, fate se volete l'aggiornamento iOS 7 perché esce da oggi alle 19. Vabbè, vi dico già sicuramente che dalle 19 alle 20-21 sicuramente non riuscirete a farlo perché i server saranno peggio che sovraccarichi, saranno un casino, vi sbatteranno fuori subito. Quindi mettete subito in conto che se volete farlo a quell'orario dovrete stare dietro il vostro cellulare un bel po' di tempo. Detto questo, abbiamo finalmente una bella notizia da Apple. Beh, vi ricordate il vostro iPhone 3GS? Ormai dovete dire vi ricordate perché non c'è più supporto iOS. Oppure vi ricordate l'iPhone 3G? Bene, su iOS 6, iOS 5 e iOS 4, quando andranno avanti le applicazioni, non potremo più scaricarle. Già esistono numerose applicazioni che richiedono iOS 6 per essere installate. E su un dispositivo che è rimasto fermo a iOS 4, non possono essere installate. E io la trovo una cosa stupida perché tuttora su Android è necessario, cioè si può installare applicazioni fino a una versione di Android 2. Facebook necessita Android 2.2. Quindi Android in questo caso è serio. Bene, anche Apple si è fatta seria. Finalmente perché? Finalmente Apple ci permette di installare la versione più vecchia dell'applicazione che è compatibile con il nostro dispositivo. Questo una volta era fattibile soltanto con White Door, con versioni modificate, con jailbreak, eccetera. Adesso no, tutto legalmente, tutto originalmente da Apple, senza aggiornamenti, senza niente. Direttamente quando scarichiamo un'applicazione e non è supportata dal nostro sistema operativo, l'App Store ci avviserà che è disponibile una versione precedente e possiamo scaricarla direttamente sul nostro dispositivo. Questa è la notizia principale, questo io penso che sia un qualche cosa, un passo davvero giusto per la comunità di Apple, proprio perché un utente non può continuare a cambiare cellulare ogni 2 anni perché non è più supportato. Vabbè, durano 3 anni, ma comunque mi pare una cosa giusta. Non avrai le novità, però devi poter usare le applicazioni che una volta avevi. Non è giusto moralmente eliminare delle applicazioni, non poter più installare applicazioni che fino a poco tempo fa avevi avuto. Bene, se questa notizia ti è piaciuta, beh, metti un bel mi piace, iscriviti al canale se vuoi continuare a essere aggiornato con le ultime novità. Vi metterò molto probabilmente video su iOS 7, test miei, prove su iPhone 4 di lentezze varie. E beh, un saluto da Alexandre Sbro, ci vediamo a tutti al prossimo video, ciao!